Ciao a tutti e benvenuti alla sessione numero 100 del 29 novembre 1982. Andiamo a vedere cosa ci dice oggi Ra. Io sono Ra, vi saluto amici miei, nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Adesso stiamo comunicando. Intervistatore, per prima cosa potresti darmi le condizioni dello strumento? Io sono Ra. Sono come rilevate in precedenza, con l'eccezione della distorsione dell'energia vitale che tende più verso la forza debolezza rispetto all'ultima richiesta. Intervistatore, grazie. Per continuare con i tarocchi mi piacerebbe fare l'osservazione aggiuntiva riguardo alla carta numero 6 che, essendo le braccia del maschio incrociate, se la femmina alla sua destra tirasse la sua mano sinistra, farebbe girare tutto il suo corpo e lo stesso sarebbe vero per la femmina sinistra che tirasse la sua mano destra dall'altro lato. Questa è la mia interpretazione di quello che si intende con il groviglio delle braccia. La trasformazione quindi avviene tramite la trazione che tende a far girare l'entità verso il sentiero di destra o sinistra. Ra commenterebbe questa osservazione? Io sono Ra. Lo faremo. Il concetto della trazione verso la polarità mentale può essere ben esaminata alla luce di quello che lo studente ha già raccolto riguardo alla natura del conscio, esemplificato dal maschio, e l'inconscio, esemplificato dalla femmina. Infatti, sia la mente profonda, prostituita, sia quella vergine, invitano ed attendono di essere raggiunte. In questa immagine della trasformazione della mente, quindi, ognuna delle femmine indica la via verso cui andare, ma non sono in grado di muoversi. Né le due entità femminili si sforzano di farlo, sono a riposo. L'entità conscia trattiene entrambe e si girerà da una parte o dall'altra, o potenzialmente indietro o avanti, oscillando prima in una direzione, poi nell'altra, e non aggiungendo la trasformazione. Affinché avvenga la trasformazione della mente, uno dei principi che governano l'uso della mente profonda deve essere abbandonato. Si deve notare che la forma triangolare creata dalle spalle e i gomiti incrociati della coscienza è una forma da associare alla trasformazione. Infatti si può vedere come questa forma sia richiamata ancora due volte nell'immagine, con ogni richiamo che ha il suo valore da aggiungere all'impatto di questo complesso di concetti. Intervistatore, grazie. Probabilmente ritorneremo su questa carta nella prossima sessione con altre osservazioni dopo aver considerato i commenti di Ra. Per fare un uso efficiente del nostro tempo in questo momento farò alcune annotazioni riguardo la carta 7. Per prima cosa il velo tra la mente conscia e inconscia è stato rimosso. Il velo presumo è la tenda che c'è in alto e che è stata alzata. Anche se questo velo è stato rimosso, la percezione dell'infinito intelligente è ancora distorta dalle opinioni e dai metodi di ricerca del cercatore. Ra commenterebbe su questo? Io sono Ra. Quando si osserva il velo dell'immagine della grande via della mente, può essere d'aiuto idealizzare utilizzando la struttura dell'ambiente. La grande via della mente, del corpo o dello spirito è intesa a descrivere l'ambiente entro il quale il lavoro della mente, del corpo o dello spirito sarà collocato. Dunque, il velo viene mostrato come un po' sollevato, ma ancora presente, dal momento che il lavoro della mente e la sua trasformazione include il progressivo sollevamento del grande velo tra la mente conscia e la mente profonda. Il completo successo di questo tentativo non è propriamente una porzione del lavoro di terza densità, e più nello specifico dei processi mentali di terza densità.
Intervistatore, il fatto che il velo sia alzato di più nella parte destra mi indica che l'addetto che sceglie la polarità positiva ha maggior successo nel penetrare il velo. Raccomanderebbe? Intervistatore, dal momento che Ra ha affermato nella scorsa sessione che il limite del punto di vista è la fonte di tutte le distorsioni, Ra ha fatto questa affermazione in risposta a una domanda personale che insieme alla sua risposta è stata rimossa dalla sessione precedente. Quindi l'intervistatore dice: a me sembrerebbe anche che la vera natura delle distorsioni del servizio al sé che crea il sentiero di sinistra sono funzioni del velo. Pertanto a qualche grado dipendono, si può dire, da una velatura almeno parzialmente continuata. Può avere un qualche senso? Io sono Ra, c'è un filo conduttore logico in quello che supponi. Le polarità dipendono entrambe da un punto di vista limitato, tuttavia la polarità negativa dipende molto di più dall'illusoria separazione fra il sé e tutti gli altri complessi mente-corpo-spirito. La polarità positiva tende di vedere attraverso l'illusione il creatore in ogni complesso mente, corpo, spirito, ma per la maggior parte si preoccupa dei comportamenti e dei pensieri direzionati verso gli altri sé al fine di essere di servizio. Questa attitudine di per sé è piena di roba della vostra illusione di terza densità. Intervistatore, la corona di tre stelle, supponiamo noi, rappresenterebbero l'equilibrio della mente, del corpo e dello spirito. In qualche modo corretto questo? Io sono Ra. Questo strumento è di origine astrologica e l'interpretazione data è un po' confusa. Abbiamo a che fare in questa immagine con l'ambiente della mente. Forse è appropriato separare la corona stellare dal suo significato più stretto. Intervistatore. Le piccole entità bianche e nere o rose e nere sono cambiate in modo che ora appaiono come sfingi. Cosa che noi presumiamo significhi che il catalizzatore è stato padroneggiato. Presumo anche che agiscano come la forza che spinge il carro disegnato qui. Così, questo padroneggiamento abilita la mente alla sua trasformazione per diventare mobile, a differenza da come era prima di averlo padroneggiato, bloccata come era nell'illusione. Ra commenterebbe: io sono Ra. Per prima cosa chiediamo allo studente di considerare la grande via non come il culmine di una serie di sette attività o funzioni, ma come un'immagine molto più chiaramente delineata dell'ambiente entro cui la mente, il corpo o lo spirito funzioneranno. Pertanto, le creature culturalmente determinate, chiamate sfingi, non indicano il padroneggiamento del catalizzatore. La seconda supposizione, quella della collocazione delle creature come motori del carro della mente, ha molto più valore. Si può connotare il concetto del tempo con l'immagine della sfinge. Nel tempo il complesso mentale, emozionale, matura, si muove e si trasforma. Intervistatore, ecco il segnale dei 45 minuti. Ra suggerisce la conclusione di questa sessione, prendendo in considerazione le condizioni dello strumento? Io sono Ra. Informazioni pertinenti a questa domanda sono state già trattate. La scelta del momento terminale, come lo definite voi, è solamente dell'intervistatore fino al punto in cui noi percepiamo che lo strumento inizia ad utilizzare le sue risorse vitali a causa dell'assenza di energia fisica trasferita o nativa, lo strumento rimane aperto, come sempre. Intervistatore, in tal caso chiederò solo un'altra domanda ed avrà a che fare con la spada e lo scettro. Pare che la spada rappresenti la forza dell'addetto negativo nel controllare gli altri sé,
che lo scettro indichi la forza dell'addetto positivo, che opera nell'unità della mente, del corpo e dello spirito. Tuttavia, sembrano essere nelle mani opposte rispetto a quello che avrei pensato io. Ra commenterebbe queste osservazioni? Io sono Ra, questi simboli sono di origine astrologica. Le forme pertanto possono essere separate dal loro significato più stretto. Possiamo notare che c'è un ambiente spirituale preminente ed una protezione per l'ambiente della mente. Possiamo ulteriormente notare che l'adepto polarizzato negativamente tenterà di modellare il contenitore per il proprio uso, laddove l'entità positivamente polarizzata può declamare quello che viene esemplificato dalla spada astrologica, ovvero luce e verità. Intervistatore, ci sono due oggetti o simboli più appropriati che l'entità nella carta 7 potrebbe tenere oltre a quelli mostrati? Io sono Ra. Lasciamo questa considerazione a te, o studente, e commenteremo qualsiasi osservazione tu possa fare. Intervistatore, c'è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? Io sono Ra, va tutto bene. Gli accessori sono posizionati molto coscienziosamente. Ringraziamo questo gruppo diligente. C'è una distorsione più grande verso l'armonia in questa sessione e ci uniamo a voi in preghiera e ringraziamento. Questo è sempre il più grande beneficio per migliorare il contatto, perché è l'armonia del gruppo che supporta questo contatto. Io sono Ra, vi lascio nell'amore e nella luce dell'uno. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'uno infinito creatore, Adonai. E con questo bellissimo saluto che ci fa Ra ogni volta che finisce una sessione, vi saluto e vi aspetto con le prossime sessioni. Grazie mille e a tutti voi una bellissima giornata. Ciao a tutti.